Buongiorno, buongiorno amiche, amici soprattutto. Allora, questa ricettina di oggi la voglio dedicare a un mio amico, Martino Parfumworks, con cui parliamo spesso e che mi ha detto, mi dice sempre che lui, che gli piacciono i legumi, gli piace questo, gli piace quell'altro, però non gliene tiene di cucinare perché è difficile cucinare, non si sente portato. Allora, oggi gli voglio fare una ricettina. Molto semplice, dal sapore antico. Allora, tagliatelle con i ceci. Iniziamo subito con gli ingredienti. Allora, olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio, pomodorini, sedano, i ceci che io sono andata, che praticamente già mi sono avvantaggiata. Ho cotto soltanto con sale, acqua e un pizzico d'olio, proprio un filo d'olio. E ieri sera mi ero già messa a spugnare perché i ceci secchi vanno spugnati. Iniziamo subito, procediamo con la ricetta. Andiamo a mettere 2 cucchiai d'olio in una pentola, e uno spicchio d'aglio a soffriggere. Allora, amiche, una volta che l'aglio sta soffriggendo, come potete vedere, non so se si vede bene, vado ad unire il pomodorino. Io per questa ricetta sto usando circa 300 grammi di ceci. E ho messo, poi mettete voi a piacere se la volete più bianca o più rosé. Io ho usato, mi sembra, 5 o 6 pomodorini. Su questo vi potete regolare. Una volta che abbiamo fatto insaporire i pomodorini, possiamo andare anche a mettere i ceci. Allora, amiche, arrivate a questo punto, possiamo anche unire i ceci perché si sono appassiti i pomodorini. Prendiamo i ceci, diamo una giratina. Io nei ceci precotti già metto il sale, però va sempre aggiunto un pizzico di sale, vedete? Poi a questo punto vado ad aggiungere, per far cuocere i ceci, vado ad aggiungere un po' di acqua fino a coprirli ed alzo la fiamma. Ok, allora amiche, vedete, arrivato a questo punto, sto facendo cuocere i ceci per circa 15 minuti perché io li tolgo dalla cottura quando li vado a cuocere io, li tolgo dalla cottura un poco più, diciamo più duri, non proprio molto cotti, perché dopo devono cuocere insieme alla pasta, quindi faccio cuocere un altro pochettino, 10 minuti con l'acqua e il pomodorino, e poi aggiungo a questo punto il sedano tagliato, spezzato con le mani grossolanamente, e vado ad aggiungere anche un po' di sale. Ma non voglio esagerare perché questo sale mi servirà soltanto diciamo, per condire la pasta, cioè per salare la pasta, perché già quando ho precotto i miei ceci, ho messo una certa quantità di sale. Quindi metterò 2 pizzichi di sale. A questo punto adesso faccio andare per altri 2 minuti e poi vado a calare le tagliatelle, però non all'uovo, le tagliatelle senza uovo, quelle solo acqua e farina, perché mi ricordano un po' le tagliatelle che faceva mia nonna a mano, le cosiddette pettole che si facevano, che mia nonna tagliava a mano ed erano precise come fossero state tagliate con la macchinetta della pasta, che erano solo fatte di acqua e di farina. E questa ricetta si chiamava pettole e ciciri al mio paese. Io invece, non avendo avuto il tempo per fare la pasta a mano, e poi dico la verità, non la so tagliare a mano come faceva mia nonna, userò le tagliatelle già pronte, però senza uovo, come era la ricetta di mia nonna per fare queste tagliatelle con i ceci. Allora, amiche, vedete. A questo punto l'acqua sta bollendo. Questa è una ricetta che deve venire abbastanza brodosa, è proprio la ricetta che lo richiede. Quindi l'acqua è stata salata, sta bollendo. Posso andare ad unire i miei 5 nidi di tagliatelle, che non sono però tagliatelle all'uovo.
ne ho messo per 2 persone 5 nidi, ma penso che questa ricetta andrebbe bene anche per 3 persone. Allora, amiche, le mie tagliatelle con i ceci sono pronte. Andiamo ad impiattare. Ecco qua, ragazze, ancora fumanti. Le mie tagliatelle con i ceci sono pronte. Potete mangiarle così come le mangio io, ma c'è anche gente che ci fa una spolverata di formaggio grattugiato a piacere. Io non lo faccio perché con i ceci non mi sembra, per il mio gusto, non mi sembra un ottimo abbinamento. Vedete, brodose come vanno mangiate. E niente, ricetta facilissima dai sapori antichi. Se vi è piaciuto questo video, mettete like, iscrivetevi al mio canale. E che dirvi di più? Buon appetito!